Salute. Il nome Prosecco ha delle origini molto antiche, che risalgono addirittura all'epoca romana. E poi nella fine dell'Ottocento è stata sviluppata dal punto di vista enologico la produzione del Prosecco, perché ci sono state delle figure importanti nel nostro territorio, come Carpenè, che ha utilizzato un metodo di spumantizzazione, il metodo Charmat, che gli ha dato la possibilità al Prosecco di mantenere quelle sue caratteristiche che ricordano la primavera e la giovinezza. E negli anni attorno al 2000 così, si è creata l'esigenza di andare a tutelare questo nome. È importante sapere che adesso il Prosecco prende il nome da una regione produttiva. Noi riteniamo che anche oggi il Prosecco si dimostra essere un vitigno che ha una storia lunghissima, come è stato detto, ma è un vino, il successo è dato dal fatto che sia un vino moderno. Un tempo non avrebbe potuto avere storia un prodotto così, quando i trasporti erano quelli che erano. Okay, oggi noi riusciamo a far avere il nostro prodotto in tempi brevissimi in ogni parte del mondo. Una volta invece avevamo bisogno di vini che erano destinati ai lunghi invecchiamenti perché venivano imbottigliati e oggi non si sapeva quando sarebbero stati bevuti. Invece una delle caratteristiche del Prosecco è quella di essere bevuto entro l'anno, i 18 mesi dalla vendemmia. Questo gli consente di avere quelle caratteristiche di freschezza, di fragranza, i profumi floreali, fruttati, che sono quelli che oggi piacciono e piacciono per quella versatilità di consumo che è stata evidenziata, quindi l'aperitivo, il fuoripasto, non è particolarmente alcolico, non è particolarmente complesso. È un vino che possiamo in qualche modo definire easy, semplice, quando la semplicità è un valore.